facciamo il login, entriamo nel mondo di Azeroth e poi ci vediamo una partita completa a Small World of Warcraft. Andiamo un attimo con la sigla e poi vediamo come sempre cosa bolle in pentola. A dopo. Ragazzi, avete fatto il login per vedere questa partita completa a Small World of Warcraft, ovviamente sempre in compagnia dello chef, ed oggi per accompagnarmi nelle terre di Azeroth abbiamo un amico, ovvero Gabriele. Ciao Gabriele. Buongiorno. Ciao e grazie per essere qui con me oggi. Per cui andiamo a vedere un attimino il setup del gioco. Per cui abbiamo già preparato le due isole per due giocatori, un'isola grande e un'isola più piccolina. Abbiamo già piazzato, a seconda ovviamente delle indicazioni, i nostri Murloc. Abbiamo già piazzato i segnalini montagna. Abbiamo già piazzato i due luoghi leggendari, ovviamente. E abbiamo preparato il setup con le nostre razze, perché ovviamente cosa è World of Warcraft senza quelle razze mitiche e leggendarie? Allora, ci abbiamo gli orchi, che sono guardaboschi, bellissimo, l'orco guardabosco proprio tutta la vita. I naga pescatori, che ci sta, perché ci sta alla grande. I pandaren difensori, anche questo può andare, anche perché poi tutte le razze vengono pescate a caso, si crea una fila con 5 razze e poi la montagnettina con tutte le altre razze che poi è eventualmente possibile andare a scegliere mano a mano. E anche i poteri speciali vengono ovviamente pescati casualmente. Se conoscete Small World già sapete come funziona, diciamo, questo connubio fra Blizzard e chiaramente la Days of Wonder ha creato questo gioco ovviamente ambientatissimo nel mondo di World of Warcraft, e perché le regole siano le stesse, alcune cose le hanno migliorate e alcune regolettine le hanno aggiunte per far percepire al giocatore proprio il mondo di World of Warcraft a tutti gli effetti. Per cui continuiamo con i Worgen, che sono esploratori, e gli Elfi della Notte, che sono archeologi. Devo dire che qui gli abbinamenti sono abbastanza plausibili, e i Tauren, che sono infuriati, chiaramente. Il Tauren non può che non essere infuriato di suo. Allora, che iniziamo la partita? Abbiamo fatto lo chef. Inizia lo chef, sì, perché ha pagato, ha foraggiato per iniziare. Per cui io direi che, visto e considerato che gli orchi sono veramente molto cattivi e poi sono pure guardiaboschi, per non andare a pagare nemmeno troppo, io mi andrei a prendere gli orchi. Normalmente sono molto alli, però in questo caso l'orchettino ci piace. Andiamo a scalare, come vedete, praticamente tutte le razze, mettiamo quella nuova, i nani, e arrivano i nani, eccoli qua, che sono i nani con la guarnigione, che mi pare pure onesto. Sì. Ok, allora a questo punto che succede? Una volta che scegliete la razza, andate a prendere il numero di segnalini indicati praticamente con i numeri sia sulla tessera potere speciale che sulla tessera razza. Per cui questi vessilli vi diranno quante tessere, quanti segnalini di razza prendere. In questo caso 6 più 4, 10. Per cui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ne avanza uno che lo rimettiamo nella scatolina. Oh. Allora, con questi segnalini di razza io andrò a cercare di conquistare i miei primi terreni. Allora, ogni volta che si entra nel mondo di Azeroth, chiaramente, si dovrà entrare esattamente da dei punti ben definiti e prestabiliti, che sono quelli con l'ancora. Sono praticamente i terreni di ingresso al mondo di Azeroth. Ci sono delle razze, poi, che magari vedremo in seguito se capiterà, che nel momento stesso in cui iniziano la conquista hanno delle abilità particolari per poter entrare anche in altri luoghi, per cui tipo i kobold potrebbero entrare dalle caverne, i naga potrebbero entrare dalle acque, eccetera, eccetera. Gli orchi no, gli orchi sono abbastanza ignoranti e entrano e fanno direttamente male.
Per cui iniziamo subito con l'entrata degli orchi. Allora, gli orchi decidono di entrare da questa palude, per cui due segnalini orchi sono sempre necessari per poter entrare. In più ci vuole un segnalino aggiuntivo perché stiamo navigando e arriviamo praticamente da una zona che non conosciamo, per cui tre segnalini per arrivare alla palude. Arriviamo alla palude, eccola qua. E arrivando alla palude andiamo a vedere immediatamente qual è l'oggetto o il luogo leggendario che ci si propone. Il cuore di Azeroth. Il cuore di Azeroth. Cioè abbiamo il cuore di Azeroth. Che cosa fa il cuore di Azeroth? Diccelo tu, Gabriele. Allora, alla fine del turno, colloca il cuore di Azeroth in una regione che controlli. Ogni avversario la cui razza attiva occupa una o più regioni adiacenti dovrà pagarti una moneta vittoria. Ma che bello! Ah, Davvero? praticamente metto il cuore di Azeroth e riscuoto l'obolo. Benissimo. Allora, io ho ancora qualche segnalino. A questo posto posso continuare giustamente la mia conquista. Per cui, che cosa andiamo a conquistare? Non lo so, qui abbiamo Il Morlock. il Murlocchino che già mi stanno antipatici di base, ma tutti lo sapevano questa cosa dei Murloc. Per cui io andrei con i miei due segnalini di base più un segnalino aggiuntivo perché ovviamente devo sconfiggere il Il Murloc. Murlock. Per cui io vado a conquistare questo terreno boscoso, togliamo il nostro amico Murloc, amico per modo di dire. Dopodiché ho ancora quattro segnalini, per cui io con due segnalini mi vado a conquistare questo terreno e con gli ultimi due segnalini precisi, precisi, mi vado a conquistare questo terreno. Per cui io ho fatto, diciamo, la mia conquista, mi sono tenuto un po' da sta parte, così almeno ti lascio campo libero sull'altra isola, detta la Perugina, questa praticamente è l'isola maggiore, questa è l'isola Polvese del lago Trasimeno, però in realtà così impariamo anche un po' di geografia, no, a parte Mamma scherzi. mia. Allora, io ho finito la mia conquista, a questo punto, una volta che ho conquistato, se... lo facciamo vedere un momento. Se non avessi avuto i due segnalini per poter magari conquistare un terreno, me ne avevo solamente uno, potevo comunque tirare il dado, ecco, chiaramente viene Zero. zero, e non lo potevo conquistare, ma se veniva due o tre, aggiungevo dei rinforzi extra e potevo tranquillamente conquistare quel terreno. Però, diciamo, ho fatto bene i conti e così è andata. Per cui a questo punto io riscuoto le monete che sono i punti vittoria. E sono date dal numero di terreni che ovviamente sono andato a conquistare, più i vari bonus, giusto Sì, Gabriele? Per giustissimo. cui io prenderò 1, 2, 3, 4 monete più una moneta extra perché sono guardaboschi. Per cui per ogni bosco che controllo alla Giustissimo. fine del turno guadagno una moneta. Per cui io mi guadagnerò ben 5 monete. Giusto. Eccole qua che me le vado a nascondere qua, perché non si devono far vedere. Ed è il turno Eh del sì. nostro Gabriele che andrà anche lui a scegliere la La sua razza. razza è una scelta molto facile. Eh sì, Eh sì. i Naga. Beh, però sono Naga. belli i Naga. Sì, ci piacciono. Sono particolari. Poi soprattutto tu hai fatto questa scelta tattica, secondo me, perché loro sono neutrali. Ah no, è stata pura casualità. Ah, non perché questi attaccano, questi, No. perché questi sono cattivi contro l'alleanza, per cui vedi. Ma no, Allora, stavolta no. sono arrivati i I nani reietti. e sono stati scoperti i reietti, ovvero i non morti. Allora, Ecco, di Naga ne oh, i non prendiamo. morti erbalisti sono bellissimi, cioè te li immagini, i non morti che vanno a campi a cogliere le erbettine per fare i medicamenti, sono fantastici questi. Vabbè. E questi sono nove, Per cui questi Gabriele ha li 9 reietti. segnalini, 9 segnalini razza con i Naga, ok, che potrà, e vediamo come sfrutterà in questo suo primo Allora, turno. abbiamo detto, prima cosa ne serve una coppia per entrare Esattamente. e l'ancora sull'acqua non c'è, ma serve ugualmente il Perché tu segno arrivi, no, perché loro arrivano praticamente in una zona che già conoscono. di un'incisione. Per cui Ah, perfetto, praticamente, da sì. quello che ho Ne capito, bastano due. allora per conquistare, sempre che non ci vedono, ma per conquistare le regioni lago o mare, la tua prima conquista può essere una regione lago o mare e rimani nelle... No, la tua prima conquista, per cui comunque è come se fosse la zona Esatto, di quindi ne partenza. servono E tre. servono comunque tre. Eccoci qua. Poi, Cioè, invece che parti dall'ancora, parti da lì, ma vabbè, mi sembra pure giusto, naga. diciamo, per occupare i terreni liberi invece da qui l'ancora non conta uno in Non più, conta, quindi perché a ne questo punto tu puoi bastano iniziare a due qui, conquistare due lì. Esatto, poi ne bastano due qui e ah, tu hai conquista poi ne libera. bastano due qui. In Ah. questo modo sfruttiamo l'abilità pescatori che per ogni terreno adiacente A un lago.
ti dà una moneta di vittoria. Ah, hai fatto la combo, eh? Esatto. Bravo, bravo. Il turno è stato un po' rapido, però va bene così. E giusto per il... No, va bene così. Terminiamo. Tocca Ok. già di nuovo lo chef. I territori sono soltanto Tra i tuoi punti, 4, 4 punti, più per cui 3 adiacenti fa 7 7 punti. monete. Ecco, già, vedi, già hai fatto più di me, 5, 6, 7. Ha ottimizzato Grazie. l'abilità, ha ottimizzato a tutti gli effetti l'abilità, ovviamente, Dei dei naga, dei pescatori. pescatori. A questo punto io non l'ho fatto, ma non mi interessava di farlo. Alla fine del turno è possibile anche prendere i segnali di razza e, tra virgolette, ridistribuirli come ci vuole, però siccome i miei erano già 3, 2, 2, cioè erano già messi bene, fondamentalmente non Non avevo c'è questo, bisogno, sì. fondamentalmente non avevo questa necessità. A questo punto io continuerei a rompere le scatole in maniera devastante a tutto ciò che incontro con i miei orchi e all'inizio del turno posso riprendere in mano tutti i segnalini. Meno che uno che lo devo obbligatoriamente, ma anche non è vero, lo devo lasciare nella regione. Potrei anche prendere gli altri segnalini e riprenderli in mano per poter andare a fare nuove conquiste, ma poi perderei Il ovviamente il possesso. possesso del terreno. E questo, per esempio, mi fa comodo mantenerlo perché c'ha il famoso cuore che alla fine del turno lo posso collocare in una regione che controllo e ogni avversario che sta praticamente adiacente mi Paga deve pedaggio. cash. E infatti io vorrei fare una cosa del genere, per cui a questo punto mi riprendo, sono esattamente 6 orchi. Poi l'unica cosa è che tu non sei dell'alleanza, e questa cosa un po' mi dispiace, però, e proverei ad entrare esattamente, mazza quanto devo pagare, porca loca, sempre a me mi tocca, come diceva. Allora, io direi, ma facciamo che sono orchi e se la devono giocare da orchi, cioè cerchiamo di mantenere uno status. Allora, io entro da qua, perché decido di entrare da lì. Per cui devo entrare con due, più uno perché c'è L'ancora e più ancora, due. più due perché ovviamente ci sono i suoi naga. A Eccoli qua. questo punto c'è la prima La prima sconfitta. sconfitta, quando c'è una sconfitta, i segnalini, uno va rimesso dentro la scatolina, l'altro lo puoi rimettere dove vuoi. A questo punto io qua sono entrato di prepotenza, ma veramente di brutalità, Eh ma ho sì. ancora un segnalino, per cui questo segnalino lo posso ancora utilizzare per andare a fare una conquista. Sì. E Non dico, qui però. E assolutamente sì, dove? perché io Ah, i tirerò il dado di forzi. rinforzo. Attenzione, attenzione, devo decidere se andare a rompere le balle al Murloc o ovviamente questo non lo riuscirò mai a conquistare. A parte qui non ci posso venire a Eh conquistare entrare no, l'acqua perché l'acqua è la tua, e per cui mi rimane fondamentalmente solo il solo questa Murloc, o opzione. potrei andare a Ce l'ho. conquistare l'Orco Montano. Non so Però c'è quanto la montagna, ti serve mi piace comunque. l'Orco Montano, però l'orco sulla palude ci piace, per cui, anzi, però io qui ti vado a togliere, ma qui ti ho tolto comunque un punto, giusto? No, Sì. andiamo a prendere e andiamo direttamente alla palude, per cui avrei bisogno di almeno 3 segnalini Sì. per conquistarlo, vediamo. Ovviamente con il solito culo dello chef, faccia da 0 punti, perché mi rimane in mano un segnalino razza che, nell'eventualità che non riesco a gestirlo per una conquista, lo posso piazzare dove pare e me lo piazzerò esattamente me lo piazzerò esattamente qua, me lo lascio qui. A questo punto io ho finito il turno, posso eventualmente Ridistribuire. ridistribuire le mie truppe, per cui da questa parte certo lui potrebbe comunque, no, dovrebbe mandare in declino la sua o attaccarmi, cioè, ci potrebbe anche stare, però io diciamo che a questo punto questo me lo metto qua, così almeno sto tranquillo, e io gli altri li lascerei così. Vado a fare il conteggio dei miei punti, anzi poi alla fine del turno posso Bravo. piazzare il famoso cuore di Azeroth, che ogni avversario in cui la razza attiva occupa uno o più regioni adiacenti deve pagarmi una moneta, e andrò a piazzare il cuore di Azeroth qua. Quindi, l'acqua. Per cui io mi vado a prendere esattamente 1, 2, 3, 4, 5 punti vittoria. Sì. E Ho due boschi, per cui sono guardaboschi, per cui sono 5, due 2, sette. 7,
più una moneta che mi deve pagare il nostro Gabriele per via del cuore di Azzaro. Questa me la piglio e mi prendo 7 punti. E qui 5 e 2, 7. Eccoli qua. E io ho finito il turno con gli orchi. Pronti. Siamo al secondo turno, le Gabriele. Vediamo quello che farà qui Naga. Oddio, già vedo cose brutte. Allora, qui ce ne vogliono 3. Ah, ok, va. Ah, vedi, si fa tutto il giro del laghetto, vedi? Dopodiché, vado in forze. Si fa il giro del... Attacchiamo questo. Ah, ok, infatti devi dichiarare chi vuoi attaccare. Il bilico si ritira. Niente, anche tu vedo che come rinforzi vai alla grande proprio. E quindi in realtà non ci faccio più nulla. Per cui quei due li puoi ridistribuire a questo punto. Insieme a questi, a questo punto li ridistribuiamo tutti insieme mettendoli qua. Bravo, e praticamente tutti al lago. Fantastico. E no, ho fatto una mezza sciocchezza. Vabbè, li puoi ridistribuire tanto come vuoi, per cui... Mi sembra più sensato. Ok. E a questo punto... Ah, beh, giustamente io qui non ti posso attaccare, qua potevo arrivare, per cui... 2, 4, più 3 monete per i luoghi adiacenti al mare. Esatto. E sono quindi diventate 8. E basta. Sono esattamente 7 punti, no? 1, 2, 3, 4, più 3, 7. Sì. E questi 7 punti anche per te. Stiamo andando a pari punti quasi. Eh sì, stiamo là. Grazie. Prego, prego, ci mancherebbe dovere. Certo che io avevo gli orchi, non potevo attaccare nessuno dell'alleanza. A me pare una... è vero, poverino. È una cosa bruttissima. Come si fa? No, non lo so, è un dispiacere enorme. Allora, a questo punto io vado... A questo punto? Siamo al secondo. Al terzo. Siamo al terzo già? Eh sì. Ah, fregate. Buona al tempo, eh. Allora... Mi vado a riprendere questo orco e più mi vado a riprendere anche questi orchettini e cercherò di andare alla conquista di nuovi strani villaggi, dove i paesaggi, dove nessun orco è mai giunto prima. Citazione. E allora, ce la facciamo? Allora, qui ne basterebbero 3 e lì ne basterebbero 3, ma... Poi ne ma non ce l'hai, sei? Però devo tirare il dado. Allora... Per cui partendo da qua, qui ci andiamo a conquistare la palude con 3 orchettini, 2 più 1 per il Morlock. Oh! Che non era molto contento della cosa. A questo punto io vorrei spostarmi e andare a conquistare anche quel boschettino. Ne ho 2, però mi manca il terzo per distruggere l'ultimo Morlock. Fantastico, è sempre così. Cioè, ma questo andare fallato? No. Siamo noi. No, sono 3 facce vuote. C'è il 50% delle probabilità. Mica è sempre domenica. Vabbè, perché io andrò a distribuire a questo punto i miei soggetti e me li metto esattamente qua. Vado a fare il conto dei point. Peccato, questa cosa mi è dispiaciuta tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti, più 7 2. Punti, 8 punti e lui mi deve pagare una moneta. Quindi sono 8 più 1. 5 e 3, 8. E questo è l'obolo. Grazie. Ecco, le Azzaroth, tanta roba. Allora. Che tra l'altro poi se lo conquisti tu la regione te lo becchi te il cuore di Azzaroth. Ma quando lo conquisto? Hai 80 ore? No, va 80, sono 4. Allora, noi facciamo così, ne servono 2. 2 più 1 o 2? Se entri da qua 2 più 1 sempre. E allora ne servono... Qui, ok, arrivano i naga, arrivano dopodiché i rinforzi per andare. Questa è montuosa, è una sola. È montuosa, per cui ce ne vuole comunque uno in più, le altre no. Qui, ok, eccoci. Eccole, lui è una 3 e lui si va a prendere tranquillamente il villaggio. A questo punto ridistribuiamo in questo modo, ok. E è finito. Cioè, gli occhi ti stanno guardando in cagnesco, non so se l'hai visto. Non importa nulla. Per cui abbiamo 2 regioni su quest'isola. Ok. 3, 4, 5, 6 regioni in totale, di cui altre 1, 2, 3, 4 adiacenti. Quindi 10 punti. Esatto. 10 punti. Stavolta cominciamo a ragionare. Ha fatto il numero.
Ma poi adesso. Adesso tocca a te. Adesso tocca a me, ma io mi sto espandendo troppo e va a finire che poi devo mandare i miei guardaboschi in pensione. Ma prima di mandarli in pensione, io ho ancora la possibilità di provare a fare un attacco. Per cui mi prendo i miei orchettini e provo, no provo, attacco direttamente il Murloc. Il Murloc, oh, vabbè, il solito Murloc che va via, per cui vado a scoprire che cosa c'è, oh, che cosa c'è? Allora, la Cappella della Luce. La Cappella, cappella della Luce. Che? La Luce? Ah, ok. La Cappella della Luce. Non subisce alcuna perdita di segnali di razza quando vieni attaccato. Fortunatamente un luogo leggendario rimane qui, non si sposta. Addirittura, pensate, io ho ancora un mio orchettino. Beh, che posso mandare all'attacco, sì, vabbè, chiamarli rinforzi, però a questo punto ci provo, per cui andrò ad attaccare col mio orco il Naga. E vediamo se ovviamente me ne almeno servono due. Io ce n'ho uno, me ne servono almeno due. Te pareva, l'unica volta che lo facevo ho fatto uno. Quindi questo praticamente rimane fermo e io gli direi di mantenere le posizioni su, perché sono belli tutti e due, ma io me lo metto qua perché c'ho da difendere il mio, a parte che lo potrei anche rispostare da qualche parte, per cui no, lo lasciamo qua. E anzi ti dirò che no, questo però non subisci perdite quando vieni sconfitto. Infatti, non è niente male, è fantastico, per cui cioè, quello mi pare meglio. A sto punto faccio il conto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti di base, 8, 9, 10 punti più una moneta 10, che sì, mi deve dare Gabriele, per cui 10. Continuo a pagarti, grazie. Mi stai a fare i punti? Sì. Allora. Poi mi sa che qui dobbiamo declinare. Qui andiamo in decadenza invece. Ok, per cui. Allora, come vedete, Gabriele ha fatto questa mossa, ovvero nel proprio turno è possibile a un certo punto mandare in declino la propria razza. Quando vedete che non riuscite a sfruttarla più al meglio, decidete di fare questa, di utilizzare questa opzione di mandare in declino la razza. Mandare in declino la razza significa girare completamente il proprio vessillo con la propria abilità speciale che non è più attiva, vengono tolti tutti i segnalini, ovviamente razza superiori a quello singolo, a quello singolo, ne lasciate uno per ogni regione, ma va girato dalla parte grigia praticamente, che dimostra che la vostra razza è in decadenza, ma comunque ancora per quel turno, finché rimangono in gioco, comunque continuano a darvi punti vittoria, per cui tu vai in decadenza però ottieni 2, 4, 6 punti. Grazie, bella. Ok, ma il tuo turno è quasi quasi, io passiamo a 4, siamo all'inizio del quarto turno e visto che tu sei andato in decadence e poi prenderai una nuova RAS, io mi sa che vado in decadenza pure io. Mi sa che vado in decadenza pure io, perché tanto qua ormai la situazione, poi tu arrivi arrivi con di tutte le più, per cui credo che strategicamente potrebbe essere la migliore occasione per... Allora, vado in decadenza pure io, facciamo questa cosa, per cui vado a togliere i miei segnalini extra, che erano 3 in realtà, li rimettiamo in una scatolina e questi vanno in decadenza, gli orchi. Però devo dire che gli orchetti hanno fatto il loro sporco lavoro. Eh sì. Ok, per cui li giriamo, decaduti, eccoli qua, 1, 2, 3. Però io mi prendo comunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti più una moneta da me, più una moneta da te. Quindi eccola. E qui 7 punti. Ovviamente non prenderò i punti dell'abilità nel guardaboschi, perché questi non guardano più tanto, nel senso che sono ricaduti. Per cui 7 punti, 5, 2, 7. Eccoli qua. Allora, a questo punto tocca di nuovo a me. Ok, nel nuovo turno. I naga ci salutano. E tu puoi andare a scegliere una nuova razza. Pagando per quelle che rifiuterai.
Esattamente, per cui andrai a prendere la razza e poi metterai una moneta su tutte le... i Tawin addirittura. Per Sì. Perché cui ha messo una moneta su tutte quelle che ha lasciato indietro partendo dalla prima, per cui si è preso la quarta, pagando tre sì. monete. Arrivano pure gli amici reietti e vengono scoperti i Trenei minacciosi. Oh, mazza, Trenei minaccioso? Non l'avevo mai sentito. 6, 8, E 10. 10, 12 Calma, calma. Oh, e e che 14 e 15. è? Ma che è? Ma è vero? 11 più 4. Ammazza! Ah, però loro già hanno l'abilità, sono tanti, però obbligatoriamente devono occupare ogni terreno con Con almeno due, due esatto. segnalini. Oh, adesso qui praticamente lui arriva e fa una strage. Io spero che tu uccida i tuoi naga, così almeno Sì, certo, ci stavo pensando proprio ora. per... Allora, vediamo se questi minuti. Vabbè, però sul regolamento c'è scritto che puoi uccidere C'è anche... scritto che Poi, puoi, che non che puoi. devi. Vabbè, ma tu, per Allora, spirito la prima cosa sportivo, che facciamo. se no è inutile il bonifico che ti ho fatto per vincere la partita, che serve, scusa. Ma ci vuole un'integrazione qui. Ah, ho capito, Allora, vabbè. ne servono uno, due perché è il primo territorio, poi Sì. uno perché c'è l'ancora e Esatto. poi uno perché c'è questo Uno poverino perché c'è il pomerino. sfortunato Ho che ci capito. sta lasciando. Ok, e il nostro orchettino se ne va. Perché ci siamo impadroniti del Del cuore di gioiellino, Azeroth, del cuore di esatto. Azeroth. Poi, già che ci siamo, dove altro potremmo andare? Pieno dei posti. 2 più 1. Ok, per cui praticamente... Ah, ok, entri da lì direttamente. Sì. Poi, Bene. Ah, hai fatto proprio l'entrata a cerchiamento? sì, dicevamo che qui per eliminare questo ne servono sempre almeno 2 per E spostarsi uno, e un e terzo 1 per perché c'è schiacciare il tuo amico. l'ultimo amico mio. Poi qui c'è una simpatica razza in decadenza, eccola Ok. qua, che E anche questo ne se ne va. richiede 2 più 1. E poi, visto Ammazza che quanti sedi, oh. ne sono rimasti soltanto 2, che in realtà mi permetterebbero soltanto di occupare un territorio Sì, adiacente, e sì, sì. quindi nel dubbio ce lo prendiamo. Perfetto. Per cui sono arrivati i Taurian e hanno... Ora è il momento di Però distribuirli. attenzione perché tu ne devi tenere almeno due per ogni Almeno 2, territorio. giustissimo. Per cui puoi distribuire tutto. Ma ce n'abbiamo per mazzo, per cui Beh, la voglia. eccoli qua. A questo punto 1, 2, 3 e sono Non 5. so perché, ma vai a andrai a ridistribuire dove ci stanno i tesori. No, Oh. andrò a distribuire dove stanno le ancore, perché Ah, hai altrimenti paura che arrivo, eh? certo. E a questo punto, per non saperne leggere né scrivere, questo lo spostiamo qui, così che tu non possa in nessun modo levarmelo, Ok. perché c'è invece la cappella della La luce. cappella della luce. Siamo toscani, la cappella della luce. La cappella della luce. Bene, io il Ok. turno è finito, contiamo. 1, 2, 3, 4, 4, 5 5, points, 8 6, 7, 8, e 9 9 e 10 e 11, e 11. grazie. Massa! Ma E adesso? adesso ti aspetta Sì. una cosa durissima. Qui sono, ti attendo. Allora, io sto pensando a questo punto, visto che ci sono un sacco di razze carine, certo che i Worgen con i Taurin. Cominciamo a fare un po' di Orda Essere aggressivi, sì. Alleanza. Cominciamo a fare un po' di battaglia Orda Alleanza. Secondo me, non sono tanti perché comunque me ne da 9 solo. Però ci stanno pure i nani, che sono fighi. Allora, che sono, c'hanno pure la guarnigione, C'hanno pure un costo. c'hanno pure un costo abbastanza alto. Per cui, fra un costo e l'altro, che facevano i nani, conquista le regioni montagne al costo di due segnalini in meno. E che non è poco. Allora, io invece direi che... Però i Worgen sono fighi, mi piacciono. Però, cara, tu c'hai 14... Sei entrato con una marea di Taurin lì, una cosa pazzesca. Vabbè, io mi vado a prendere i Worgen, così mi piglio pure Niente, la perché monetina devi perché pagare la di riparo. andare. Vabbè... Non ho speso, per cui fatto di non aver speso già qualcosa. Ok. Arrivano i Trenei e escono i I koboldi. I coboldi. famosi koboldi che
Non so se vi ricordate, conoscete il gioco, quando li incontravate facevano sempre "Io Tecno Kendo!" Va bene, questa è per giocatori, per quelli. Allora, andiamo con i worgen. I worgen mi danno la possibilità di accedere a 9 segnalini razza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Va bene. Ok. Ah no, stavano lì, vabbè. Sì, 9 segnalini razza. Allora, i worgen hanno una doppia capacità particolare, esattamente come nel videogioco. Vi ricordo che World of Warcraft è il MMORPG, praticamente, anzi probabilmente più famoso al mondo, per cui insomma credo che anche chi non decisamente. l'abbia mai giocato comunque lo conosce, o se non lo conosce andate a studiare, perché è veramente veramente un gran gioco. Poi da poco hanno rifatto, non so se lo sapevi, visto che era tantissimo che girava sto gioco, l'hanno completamente rieditato con una No, nuova non lo sapevo. grafica, per cui hanno rifatto la versione, dopo tutte le espansioni hanno rifatto la versione classica, tutta rifatta graficamente, per cui tu vai a rigiocare al vecchio gioco rifatto con una chiave più Bravo, frizzantina, fammi venire voglia di giocare anche anche ai a World videogiochi. of Warcraft. No, io ho smesso, mi sono disintossicato qualche anno fa. Colgo però l'occasione per salutare tutti i miei ex gildani, perché ero GM di una gilda chiamata i Falchi di Azeroth. Per cui tanta storia, cioè, vabbè. Vista l'età, purtroppo la storia c'è, insomma. Allora, andiamo con i nostri worgen. Allora, i worgen all'inizio del turno possono decidere se entrare sotto forma umana o sotto forma da lupacchiotto. Per cui, se entrano sotto forma umana, automaticamente guadagnano due monete. Se entrano da forma da lupacchiotto, Pagano una pago moneta. una moneta e pagando una moneta posso schierare un'unità. Posso schierare con un'unità in meno, se non Sì, sbaglio, giusto? esatto. Allora, all'inizio del tuo turno scegli se assume la forma umana pagando due monete, cioè avendo immediatamente due monete vittoria, oppure la forma di worgen, pagando una moneta vittoria. In forma di worgen poi posso conquistare la regione con un segnalino in In meno. meno. Per cui io entrerò sotto forma di worgen, pago una moneta e la Lì. rimetto in banca, alla banca di Stormwind, ovviamente, perché posso entrare in qualsiasi posto con un segnalino in meno. Per cui, e qui adesso cominciamo i schiaffi grossi, per cui qui potrei entrare con 2, Invece che con te. 3 e 4 perché ci sta a montagna, ma entrerò con Restando 3. tre. Per cui entriamo da qua con i worgen. Oh, però a questo punto, visto che c'è la simpatica situazione in cui lui sta controllando praticamente tutto, però io potrei anche entrare a togliere anche un po' di naga, perché insomma, fondamentalmente, no. Allora, a questo punto io vado direttamente. Non puoi. C'è la cappella della luce, tu non mi puoi sconfiggere qui. Porca miseria. Non subisci alcuna per. No, no. Ah no, mi puoi Ti sconfiggere, posso ma sconfiggere, ma tu li non li perdi, rischieri. li rischieri. Vero, 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 vero. Per cui, a questo punto, io vado con 2 più. Ne servirebbero altri 2, ma Ma ne siccome ho basta pagato, ne uno. basta uno. Per cui arrivo con i miei 3 worgen. Oh, ci siamo ripresi ciò che prima era mio, fondamentalmente. E ho ancora 3 worgen da gestire. Dobbiamo cercare di ottimizzarli al meglio, che non sarà facile, però ce la possiamo fare. E a questo punto sono io che non subisco perdite, però. E andrei a metterli esattamente qua, per cui 2 di base, me ne servirebbero altri 2, Ma te ma ne ne basta basta uno uno. perché ho l'abilità da worgen lupo mannaro cattivo. Ottimo. Vabbè, non è che ho fatto tanto, però qualcosina ho fatto. Mazza, oh. E tanto devo comunque rischiarle per giocare Porca prima. miseria. Gli ultimi due no, perché gli ultimi due avevi già perso il possesso per cui ne metti via uno e l'altro lo puoi rischiare. È vero. Giusto? Sì. Ok. Per cui a questo punto io mi faccio semplicemente 1, 2, 3 punti e Sì, basta. In più prendi una moneta da me.
Questo lo possiamo anche sì, questo lo lascio qua e prendo una moneta da Gabriele. Per cui io mi faccio i miei tre punticini, semplice semplice, 2 e 3, e mi faccio una moneta extra perché sono esploratore, per cui se controllo almeno un territorio sì, in ogni isola mi dà un punto aggiuntivo. E qui cosa controlli? Qui niente, però io infatti la controllo solo qua, no? Per cui mi prendo solo un punto di, questo, di questa isoletta. Per cui 1, 2 e 3. Bene. Fatto. E il mio quarto turno se n'è andato. Li ridistribuisco? Oddio, insomma, qua la situazione è abbastanza pesante, per cui io direi che potrei anche fare così. Però tanto poi anche tu puoi ridistribuire, per cui a questo punto... Come la metti, la metti. Come la metto, la metto, me la metto così. Bene. Cominciamo. E facciamo i rinforzi. Tocca il quarto turno. Quarto o quinto? Quarto. Eccoci qua. Allora, qui ce n'è uno e la montagna sono due. Eccone tre. Ok, e ritornano i nostri amici Tauran che rientrano. Ciao. Arriva la contessa Serbelloni Mazzanti. Sì. Allora, che viene dal mare. Qui mi avevo detto che sono quattro. Quattro. Quindi ne servono cinque. Uno, due, tre, quattro e cinque. Sei ne servono. Perché? Perché due di base più quattro. È vero, 2, 3, 4, 2, 4, 5, non ce l'abbiamo. Però puoi tirare il dado. E qui sono sempre 2, 3, 4, quindi siamo nella stessa situazione. Esatto, ma rinforzato apposta, proprio per cercare di essere più previdente possibile. Va bene, no, non mi sembra una soluzione vincente. Dove abbiamo? Ricordati altro? Sempre che sei l'ultimo, cioè sì, tu dichiari il territorio che vuoi attaccare. Lasciamolo per l'ultimo. E poi puoi tirare il dado eventualmente. Qui ne servono invece per entrare, uno per questo povero. Ah, io questi li avevo presi. Sì. Li avevo contati, per cui c'erano anche questi. 1, 2, 3, 4. È vero. Prima che tu non le abbia prima che tu non abbia fine, attenzione. Vedi, mi ero scordato della mia povera razza in decadenza che invece sta lì. Allora, questo tra l'altro è tuo. Ah, ok, grazie. Qui c'è l'ancora, quindi sono due per entrare, uno per l'ancora e uno per questo povero sfortunato. E uno questo povero orco che se ne va alla fine. La verità è che hanno cambiato zona. E poi me ne rimane una sola, quindi in realtà ci faccio ben poco. Ok. Ma nel dubbio proviamo con i rinforzi. Attenzione, giustamente. Vedi, mi ricordo le cose, ma giustamente siamo alle prime partite. Io mi prendo anche una moneta extra. Sì. Perché è un attacco di fazione, per cui io con l'alleanza ho spaccato il kill. Sì, come è successo poi subito dopo qui. Esattamente, per cui praticamente anche tu riprenderai... Sì, una moneta in più. Una moneta allora, intanto attacchiamo qui. Ok. Con i rinforzi, ci serve almeno un altro. Ce n'hai uno, te ne servono... ce ne vogliono tre, no? Due di base più uno. Vabbè, sei fortissimo, dai. No, sono fortunatissimo. Sei fortissimo. Questa e tua. Anche questo se ne va l'orchettino. A questo punto vanno distribuiti perché qua ce ne li puoi distribuire come vuoi, però l'importante è che rimangano due per ogni, perché i tauri ne vivono in gruppi. Occhio, perché adesso la situazione. Allora, quanti ce n'erano? Due qui? Sì. Quindi oltre alla moneta bonus perché sei dell'altra fazione e mi avevi spaccato e ci sono due monete perché siamo infuriati. Sì. Altre due monete per la furia. Giusto. Yes. E poi ci sono 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 monete. Ok. Molte grazie. Prego. Bene, spostiamoci al quinto round. Quinto nuovo round. È tempo dei Worgen di farsi vedere. Oddio, insomma. Questi secondo me mi sa che li rimando di nuovo in... Non è che hanno fatto tutta sta gran cosa, però obiettivamente qui bisogna cominciare a eliminare cose. Il bonus di fazione è importante, sì, per carità, ma... importante, però facciamo così. Allora, qui riprendiamo tutti i nostri amici Worgen e iniziamo a vedere se fa qualche punticino. All'inizio del turno
Io rimango, anzi, all'inizio del turno torno in forma umana, per cui mi prendo due Due punti, monete. così, e vado ad attaccare. Porca miseria, che brutta situazione. E vado ad attaccare. Mazza, quanti siete? Vado ad attaccare. Tu c'hai parecchi punti in giro per la mappa, eh? Per cui devo. Ci arrivo, Puoi sì. prendere giusto questo. No, no, perché questo me ne servono tre e questo me ne servono tre. Per cui comunque potrei conquistare almeno due territori Cioè sicuramente. questo e quale altro? Questo e questo. Ah, sì, è adiacente, è O vero. potrei venire a spaccare i Taurin e guadagnare anche un bonus di fazione. Qui per esempio ce ne sono Sì. due, per cui tanto poi lì la situazione è messa. Vabbè, allora io direi che vengo qui, me ne servono due, più due, quattro, ciaone, e me ne rimangono due, me ne rimangono due e andrò a provare la conquista del territorio Naga. Cioè, C'è il magnete, porca sotto. miseria, oh. Avessi fatto un rinforzo del cavolo. Vabbè, e questi a sto punto me li rischiare, me li metto qua e Balene. sto tranquillo. Per cui a questo punto, ah, bella sta cosa, perché mi sa che con cuore di Azeroth Lo puoi spostare? sì, a parte quello. Ah, ok, razza attiva, per cui non prendo monete da No, lui, prendo solo monete da prendi razza una attiva. moneta da questo, uno da questo e No, basta. no, no, ma tanto penso uno per razza, Hai ragione. credo, Sì, l'avevo eh. guardato. Alla fine del turno, no, no, ogni avversario con razza attiva occupa uno più regioni adiacenti, poi deve pagarti una moneta vittoria, per cui Eccola qua. grazie. Questo è il solito obolo. Allora, Questo. vado a fare il conteggio dei punti. Il conteggio dei punti sono 1, 2, 3, Quattro 4, e 5 cinque. punti per la conquista del Sì, terreno, 6 punti con l'esploratore, giusto. 7 punti perché ho attaccato una fazione dell'Orda, Dell'Orda. e più 5 e 2, 7, facciamo così, 5, 5, 10, e ne mettiamo 3 in Il generazione. resto. Ok, e io ho finito il mio quinto turno, se non sbaglio. Sì, e io il mio quinto turno è molto veloce. Ah, Eccolo una qua. nuova razza che se ne va. Ah, E che quando va in decadenza comunque ha due segnalini sopra. Eh addirittura, ma sì. mortacci! Cioè, alla Ce faccia che decade! l'hanno il loro perché. Alla faccia che decade! Cioè, va lì a togliere! Hanno il loro perché. Allora, mortaccini ce ne sono in giro, no? Questi li mettiamo qui. Ma cioè, sono fortissimi questi Sì. Taurin, praticamente. Beh, costavano anche ben 4 Vabbè, ho capito, però. Per cui tu che Allora, fai? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11. 11 punti. Eh sì. 11 punti senza batte ciglia. Ecco Grazie. qua, prego. Oh, quinto turno dello chef. No, sesto turno. Sesto. Andiamo al sesto turno dello chef. Eh sì, la decadenza è veloce, La non. decadenza è veloce, però. Sesto turno dello chef. Oh, che tu fai, chef? Che tu fai? Certo, qui è brutta la situazione perché tu poi entri con tutto. Se io continuo, c'ho pochi worgen, sono sempre quelli. Maggetta. 4, 4, 8, 9 sono quelli. 5, 9 sono rimasti quelli. Però potrei togliere qualcos'altro effettivamente. Allora, pago una moneta con i miei worgen, pago una moneta e vado in In forma forma bestia. Worgen. Vado in forma bestia, riprendo tutti i miei worgen e andando in forma bestia riesco a conquistare una regione con uno in meno. Per cui vado ad attaccare
la prima regione che è questa disponibile. Qua, disponibile con 2 invece che con 3. Vado ad attaccare un'altra regione con 2 invece che con 3 e a questo punto mi rimane un ultimo worgen e provo ad attaccare con questa regione, me ne basterebbe uno. Quanta grazia, tutto ben di Dio, quanta grazia, finalmente. Quanta grazia. Una volta ogni tanto, cioè c'è il 50%, per il momento ho fatto tipo il 10%. La cosa del genere. Penso che abbia fatto 0,5. Appunto. Per cui, a questo punto posso fare il rischieramento delle truppe, che ovviamente farò. Tutta la vita. E le mettiamo qua. Perché mi sembra un posticino abbastanza tranquillo qui mantenere le... E vado a fare il conteggio dei punti. Allora, il conteggio dei punti sono 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, sono 8 punti di base. Più una moneta da me? Più una moneta da te per via del... No, perché non hai razze in attive. Ah, hai tutte razze in decadenza. Grazie. Prego. Per cui sono 8 monete, più una moneta aggiuntiva perché controllo un'isola. Tutta. Con l'esploratore. No, vabbè, c'ho una... Ah, sì, sì, hai ragione, hai ragione. Per cui sono, abbiamo detto, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, più una, 9, 9 monete, giusto. Eccola qua. Sono i miei punticini risicati questo giro e poi il prossimo penso che alla fine. Allora. Però già qualcosina abbiamo fatto. È il momento della nuova razza. È il momento della nuova razza. Sta... Oddio, che? Okay. Uno qui. Nani? No. Ah, non morti. Ti piace comunque tanti territori a noi. Porca miseria. Allora, sono solo 10. Sì, ma se tu pigli non morti, poi a me mi costringe a prendere un'altra razza dell'alleanza, lo sai, sì, questo. Buon per te. No, insomma. Allora, 1, 2, e che ci sta dell'alleanza qua? Ci stanno i Taurin? No. I Taurin sono usciti. No, i Taurin, no, i Pandaren sono neutrali, pensate, non me lo ricordavo. 9 e 10. E questo quintale di segnalini lo rimettiamo un attimino dentro. Madonna. Vabbè, no, questi non li usiamo però. Ok, arrivano i non morti. Ci siamo, ci siamo. Ma arrivano tanti non morti. No, ne arrivano 10 di non morti, no, che sono un numero... Non sono pochi. Non accettabile. Sono... Sì. Allora. Ah, attenzione, mi ricordavo una cosa. Sì. Che non ci possono stare più di due razze sul tabellone, poi magari la devo riguardare, in decadenza. In decadenza, perché nel momento stesso in cui un'altra razza è in decadenza, sapevo già... Sono tre. No, no, ognuno di noi. Non può avere più. Se va un'altra razza in decadenza, credo che valgano tanti segnalini di quella precedente. Diciamo che per mandare in decadenza la razza c'è tempo. Però tu c'avevi i Naga e... qui sono due, non posso mandare in decadenza la terza. No, no, nel senso, credo che se non ricordo male, ma adesso ce lo guardiamo in secondo, nel momento stesso in cui arriva una nuova razza in decadenza, i segnalini di quella vecchia se ne vanno. Ok. Boh. Quindi se mandi in decadenza la terza razza... Se ritrovo... No, devi cercarlo, credo. Ok, esattamente. Se avevi già una razza in declino sulla mappa, scarta i suoi segnalini e colloca il loro vessillo corrispondente in fondo al mazzo dei vessilli razza. Ok, allora passiamo a quella vecchia. Quella vecchia. Che purtroppo ci toglie anche l'acqua. Eh sì. Il dolore. Ecco. A tutto serve, diciamo, per, sì, per equilibrare la partita, perché altrimenti uno c'ha 8 razze in decadenza. Eccoci qua, i naga tornano sotto al mucchio. Vedi. Piccolo incidente. La sdattitudine dello chef è sempre riconosciuta. Eccoli qua. Ok. A posto. Non so che c'era sopra, no, non ha molta importanza. Allora, siamo quasi pronti a collocare tutti questi mortaccini. Oddio, ecco, arrivano i mortacci nostri. Porca miseria. Allora, quanti sono? Sono un pochino. Sono un pochino. Ma dove sono i goblin? Porca. Allora, qua. Ah, no. No, io volevo i goblin. Usciranno. Non li trovo. Allora, dicevamo che per entrare qui ne servono 2 più 1, 3 e arrivano i non mortini. Ok. Poi per entrare qui ne servono 4. Ciao.
7. Questo World Game ci saluta. No, non lo risaluta, lo rischiero perché controllo la cappella Sistina. Ma vale per tutti i due territori, non subisce. Sì, è vero. Sì. Molto bravo. E allora questi tre li metto qua, è inutile stare a combattere. Praticamente ho i Worgen non morti, attenzione. Ma non durerà a lungo. Non muoiono. E poi... Quinto ce ne vogliono 4. Perché? 2. La montagna. 3 più la montagna 4. La montagna. Puoi sempre tirare il danno. Sì. Oppure potrei fare qualcosa. La montagna te la quell'uno in più che... Non ci sono altre ancore disabilità. No, è mia quella, vorrei evitare... Facciamo un tentativo. Dove? Con l'anque. Vabbè, niente. Dov'era? Qua. Ah, ok. Per cui niente, questi li puoi rischiare dove vuoi. In realtà, dove la Madonna. E poi a questo punto rischierò perché è finito il turno. Sì. Allora, qui sono a contatto con te. E basta. Eh sì, per cui c'hai due... Eccoli qua. Ok. Mi sembra sono arrivati non morti, hanno fatto i grandoni, hanno fatto arriviamo noi, spacchiamo tutto. Tanto comunque controllo più di mezza mappa. Sì, è vero. Allora, qui ce ne abbiamo soltanto 3. Soltanto. Okay. Sì. 4, 5, 6 e 7. Non è andato a maluccio. 7 punticini. E questa che è il territorio di collina? Sì. Quindi è più perché tu sei erbalista, ma pensate... Oh, e questo 9, questo è campo. Allora sono solo 8 punti. Ma pensate i non mortini che vanno a cogliere le erbettine, dai. Oh, ma che vergogna. Anche a loro, no, sono morti, non si mangia. Ma che vergogna. Ma l'importante è che producano questi animali. Sì, sì, no, ma è chiaro. Però insomma, vanno a cogliere le erbettine, dai, sta brutto. Oh. Allora, a questo punto siamo al settimo turno. Eh sì. Al settimo turno lo chef mi sa che decide di andare in decadenza. In decadenza con i Worgen. Sei sicuro? Un peccato. È un peccatino. Però sì. Allora, per cui leviamo gli orchi, ovviamente, perché non possono stare più di due razze in decadenza. E questi vanno in decadence. Lo so, ma tanto prima o poi sta cosa deve succedere. A te. Doveva succedere prima o poi. Devo fare questo sacrificio, poi tu arrivi e meni, però dopo arrivo io dopo. Era previsto, per cui io semplicemente mi fermo e mi prendo 1, 2, 3, 4, 5. E le basta. 5, non... Ovviamente non ottengo il bonus da esploratore, 5, però ancora controllo il cuore di Azeroth, per cui c'è la tua razza attiva vicino. A parte che lo posso spostare. Sì, ecco. Alla fine del turno, per cui lo potrei spostare qua, per cui una moneta. Eccola. Certo, perché spostare qua quando tu... Cioè, solo là puoi spostare. Carissima, lo posso... sì, no, ma solo lì lo posso spostare. Sì. Oh, e forse vado proprio con questi tre. Qui evitiamo di fare la stessa cosa di prima. Ok. Eccolo. È già il nostro momento. Sì, perché io... devo prendere i punti però. Sì, quindi solo la moneta pagata da me. Esatto, quanti devo prendere? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sì. Questo 1, 2, 3, 6, sono 5. 5. A posto. E via. Andiamo. Allora, a questo punto facciamo così. Oddio, è così. Aia. Arrivano. Questa è collina, vero? Sì. Allora, questo ce lo prendiamo. Poi, visto che tanto dovrei entrare con una nuova razza, è inutile. Vai a cogliere le erbettine, bravo. Vai a cogliere le erbettine. Sì, vado a cogliere le erbettine. Vai. Esagerato. Ma finiranno, tutti sti nomi. Sì, effettivamente finiranno. Finiranno 2, ne bastano 3. 3. 2 più 1. 3. Oh, ok, allie. E poi già che ci sto, provo a prenderti anche questo con i rinforzi. Vai. Tanto niente su tutti i fronti, quindi no. Sì. Ma facciamo una bella cosa. C'è il rischieramento. Tanto ce l'ho. Oh, il lancio dadi. E adesso il rischieramento di questi pochini rimasti. Allora, interessante, ancora ce ne ho. Io intanto guardo quello che posso prendere. 2, ok. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Tu razze attive non ne hai sulla piazza, quindi il quadro no, mi serve. È il turno dello chef.
Allora. Ah no, bisogna contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 monete, grazie. Prego. Basta chiedere. Ah, aspetta, ci sono anche le colline, ce ne ho due, quindi sono 12 le monete. Ma basta chiedere, guarda. Sì, sì, chiedo, infatti. Tu chiedi e ti sarà dato. Grazie. Allora, io stavo guardando che cosa faceva i minacciosi, perché è la prima volta che ce li troviamo. Eh sì. Ai minacciosi, praticamente, tre volte per turno, puoi muovere un segno razza da una regione adiacente occupata da una razza avversaria fino a qualsiasi regione occupata dalla stessa razza. Ah, capito? Ah, mi sposti le difese, mi sposto le difese. Più facile. Te faccio, oh, te ne devi andare perché stavo in <incontrare. ride> Però, allora, prendiamo la nuova razza. Allora, i Pandaren manco se mi pagano, per cui manco se mi paghi 10 monete io prenderò mai i Pandaren perché mi stanno proprio sulle. Però devo dire che gli Elfi della Notte non sono male. Non sono male, pure i nani, però visto che tu c'hai roba dell'Orda, io mi vado a prendere gli Elfi della Notte, pago una moneta e una mi riscuoto. Mi riscuoto. Scaliamo le nostre personage. Arrivano i troll. E arrivano anche gli umani, gli umani delle paludi, gli umani. Guarda il pochino. Allora, per cui gli Elfi della Notte sono 9, per cui dove sono gli elfettini della notte? Eccoli qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ah, vabbè, sono tutti. Perfetto. Arrivano gli Elfi della Notte. Gli Elfi della Notte hanno un'abilità particolare, per cui quando attaccano i boschi praticamente hanno uno in meno. Non possono utilizzare un segnalino in meno perché insomma sono abituati a vivere nei boschi. Questo, se non sbaglio, fa me per completare la regione foresta al costo di un segnalino in meno, esatto. E quando conquisto una regione foresta posso metterci il fuoco fatuo, che viene considerato una difesa, una difesa magica, difesa mistica, quello che vuoi. Allora andiamo a provare a entrare con i nostri Elfi della Notte su Azeroth. Sperando, anzi cercando di rompere le scatoline agli amici non morti, perché così faccio anche qualche punticino in più. Per, ammazza, qua ci sta ancora tutta sta roba. Oh. Massa. Però è dell'Orda. Però è dell'Orda. No, però questa è decadenza. E non vale più, quindi. Ma credo di sì, perché comunque è sempre dell'Orda, è di fazione. Credo che la fazione sì, sì. Sì, ma tanto ne basta comunque una, eh? Cioè tu puoi attaccare, ma tanto comunque prendi sempre una moneta a giocatore. Una moneta a giocatore per faziale. Allora, vabbè, io certo che entro da qua sarebbe bellissimo, ma fa malissimo, no? Entro da qua. Per cui mi servono 2 più 1 più 1 3 più 2 più 2 per eliminare i Taurin. Maledetti, questi stanno sempre. Ci sono molto piaciuti i Taurin. Madonna, ma so, cioè, ok, e poi mi sposto verso la foresta e ne servirebbero 3. Però è una foresta, per cui entro con uno in meno, per cui entro con 2. E questo lo mettiamo qua. E poi vorrei a questo punto approfittare della situazione per andare anche verso. Ce l'hai due, sì. La collina e me ne servono 3. Per cui andiamo a tirare il nostro mitico dado che fa ovviamente 0. Per cui andrò a rischierare. No, vabbè, comunque è veramente scandalosa sta cosa. Andrò a rischierare, mi rischiero direttamente qui. Facciamo questa cosa. E mi vado a piazzare a fine turno anche il fuoco fatuo. Allora. Fatto pochissimi punti, però mi vado a prendere i punti di questo turno che sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E 6. Non fa nemmeno schifo. Questi erano decaduti, vero? Sì. Ah, questi hanno la stessa figura. No, ma di un'altra figura. Ah, no, perché c'è il coso, c'era quello netta. E qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 punticini. Sì.
non ho oggetti leggendari o No. non è per cui vabbè. Sì, in realtà questo è tuo, però la razza è passiva. No, però la Infatti. deve controllare l'elfo. Per cui sono 5, avevamo detto 6, 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6 punti. Eh sì. 5 e 5, 10, ne mettiamo 4 del resto, ci ritroviamo. 1, 2, 3 e 4. Eccoci. Allora, Benissimo, è si il comincia. tuo settimo turno. Eh sì, non è che ce ne abbiamo molti di questi. Ah, a proposito, ma solo quando sconfiggo una razza attiva? Attiva o in declino? Perfetto. Allora, noi questi li mettiamo. Qui ne servono tre. Ok, e Via. si prende la cappella della luce, Dopodiché, che tra l'altro ci piace. non morta proprio quella, Eh quella sì. proprio dei non morti. Avendo eliminato un segnalino, paghiamo una moneta e aggiungiamo questo da quelli da rischiare. Dopodiché, con lo stesso sistema, attacchiamo qui. Ce ne servono tre, quindi tiriamo il dado. Ne abbiamo fatti due, e due sono qui. Ciao. Ok. Paghiamo un'altra moneta e prendiamo un altro non morto. Ogni volta che uccidi qualcuno. A questo momento Oh, basta che uccidi li paghi. quelli anche delle altre Ogni razze? volta che causi la perdita di un segnalino razza attiva o in declino, spendi una moneta vittoria per ottenere un ulteriore Cioè, mi hai fatto segnalino. diventare non morti i miei worgen? Certo. Ah, fantastico. A questo punto rischieriamo le razze e siamo a posto. Allora, quelli sono inutilizzabili. Quelli sono miei, lì non ci puoi andare, di conseguenza. Diceva Che quello, fatica! Quanti ce n'hai qua? Quattro. Quattro. Oh, che peccato. E che volevi fare? Eh sì. Ti stai preparando alla guerra, eh? Contiamo. Allora, Uno. Ah, giustamente. aspetta, spostiamo questo qui. Ok. Perché ti Sono devo pagare una una moneta. moneta. Prego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9. Tiro questa, la mia moneta da Allora. 10. E metto in Sì, cassa. È bravo, che sono rimaste più poche. facile contare. Ok. Allora, ed Sì. entrambi, prendiamo una moneta per uno. Perché io Uno. prima ho sconfitto a te che eri Ah, e dell'alleanza, la di quell'altro Lorda, e tu hai nero. sconfitto me che ero. Giusto. Ok? Questa è una regoletta in più che hanno Bisogna messo, che prima non c'era, per ricordarla. cui bisogna sempre ricordarsela, però fondamentalmente. Allora, siamo all'ottavo turno. Eh sì. Ottavo turno, io prendo i miei elfi da notte, così, bellamente, e andiamo a cacciare i non morti da questa piccola isoletta, per cui sì, stavo Se non valutando, ti convenisse venite qua. stavo valutando anche se venire, ma per il momento mi accontento di qua, insomma, fondamentalmente, per cui ne basterebbero, quanto ce ne vuoi Quattro dentro? sono Mazza, quelli. quattro, Sono ne quattro. servono sei? Eh sì. Quanti Porca miseria, ce ce l'ho. Ce l'ho, ma ne poi dopo hai? Però finiti. prendi il cuore di Azeroth. Però prendo il cuore di Azeroth, che mi dà anche un punto perché sono archeologo. Ah, e beh. Per cui devo anche valutare questa opportunità. Ok, allora arrivo 2, qua ce la giochiamo cattiva, cioè qui 2, 4, 6. Arrivo con 6 elfi della notte, prendo il possesso il cuore di Azeroth. Questo ci saluta. Dopodiché cerchiamo di eliminare anche quest'ultimo non morto, ne servirebbero esattamente 3, ce n'ho uno, E uno ma di meno. tanto faccio sempre 0, no, cioè, tocca farlo venire eterno, è fantastico. Per cui rischiero il mio elfettino da notte e ce lo mettiamo proprio, che non si sa mai, ok? Per cui vado a fare il conteggio dei punti di questo giro e sono esattamente 1, 2 della mia razza in declino, Giusto. 3, 4, 5, Più. 6 perché ottengo il cuore di Azeroth, 7 che è la moneta che mi dai te, e 8 perché ho sconfitto uno dell'alleanza. Giusto. 10,
col resto di 2, 1 e 2. Io rischiamo questi. Ok. Bene, a questo punto. Ah, questo è uno solo. Comunque dai, di la verità, sto giochetto. Sì, eh? Mi piace. È fighissimo. Mi piace molto. E poi secondo me anche giocato un 4. C'hai anche molta più mappa, per sì. Cui diciamo il fastidio te lo dai. Allora, però. Qui ne servono, se non sbaglio, due per entrare nel territorio, più una ancora, più uno per il tuo povero. Sì, elfo della notte. Ci sta salutando. Ciao, elfo della notte. Dopodiché, io spendo una moneta e mi compro questo. Un bel non morto. Ok. Ma tu questa cosa che ti fai non morti. Eh sì. Come se non ci fosse un domani. E uno fa quello che può. Lo so. Dopodiché, già che ci siamo. Niente, devo rischiare stop. Quanti sono questi pezzi? 1, 2, 3, 4, 5. Mazza, quanti sono? C'ho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Per forza, sono dovuto venire con. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma sì. Ah, così proprio? Sì, così proprio. Contiamo? Vabbè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 punti. Eh sì. Interessante. Grazie. Prego l'ovulo. Oh, inizio il nono turno. Giusto? Eh sì. Perché siamo al penultimo siamo round. Fine alla fine. Siamo al penultimo round. Qui allora, il discorso è che se mai... Aspetta. Scusami, io ho il controllo dei territori collinari. Uno e due. No, quello ce l'ho. Uno. E questo non è questo tuo. No, uno. Per cui c'è due in più. Perché comunque vai a cogliere le erbettine. Perché sprecare le erbettine. Allora, il discorso è che se riesco a tenere botta con gli elfi della notte, sto round. Bene. O vado in declino. Se no, che alternative hai? E il decimo turno praticamente c'ho comunque la possibilità di andare a prendere una nuova razza. Però dovrete ne botta. E non è facile, perché comunque sono. Un po' me ne sono andati. No, sempre quelli. Sono quelli. Però, certo. Qui tocca fare punticini. Una gettina. E come farai? E chi chiamerai? Clamoroso. Who you gonna call? E chiamerò noi Pandaren sicuramente. Non lo so, io penso che me la voglio giocare così e voglio concludere questa avventura con gli elfi della notte. Per cui vado a prendere i miei elfettini della notte. E li mettete là. Il mio gruppettino di elfettini della notte. Devo fare questo attacco strategico. Quanti ne hai? E non è tanto strategico, eh? Sì, sì, ci arrivo. Allora. No. Che per quanto. No, mi conviene più di là. No. Lì non mi conviene, entro dalla montagna, attenzione, gli elfi della notte sì. Che entrano dalla montagna, per cui ce ne vorrebbero 4, che miseria, e qui comunque tanto ce ne volevano 4, qui ce ne volevano 5, cioè 6, però anche da lì però me ne entrerei con uno o meno, però comunque ne servirebbero 2, e 2 4 puoi usare i rinforzi, cioè da dove entro mi ne servono comunque sì, ma i rinforzi qui cioè che lo capisci che i miei rinforzi sono praticamente robe inutili. Avresti l'opzione di togliere sia un punto perché è della fazione opposta sia perché togli un terreno, sì, ma era anche per poi controllare un altro artefatto e avere un punto in più, no? Eh sì, beh questo è uguale, tanto comunque non è attivo. Capito? Per cui entrare qui significherebbe 2, 3, 4, 5, 6, cioè entrare a sta montagna praticamente mi costa il turno. Mi costa il turno. E lì potrei comunque provare a tirare il dado, certo.
L'idea sarebbe quella comunque invece di andare a prendere più territori possibili in questo momento. Decisamente. Obiettivamente. E qui c'è solo un bosco, qui poi tu arrivi, spazzi via tutto, per cui devo cercare ottimizzare. Io proprio non ho presenza di elfi in nessun modo, eh. Porca miseria, anche qui comunque 4, che me ne avanzerebbero comunque 2. Tosta, veramente, veramente tosta. Fammi così, dai, proviamo. Entro qua da 4. Anche più 4. Entro. Eh sì, è comunque molto dispendioso. Dici tanto vale. Tanto varrebbe. Tanto varrebbe. Tanto varrebbe andare a conquista questi. No, ma io ho deciso di fare così. Entro da qua con i miei 4. Vale. E poi provo la conquista di questo. Me ne servirebbero un altro. Me ne servirebbero 2 più 1, 3. Ce n'hai 2. Ma in bosco. Ah. Per cui posso entrare dentro un bosco con un in meno. Provo, riesci. Riesco. Ho fatto il conto dell'uno in meno e non me lo ricordavo. Me lo sono rivisto adesso. Per cui lo conquisto e non solo, alla fine del turno ci metto anche il muro di fuochi fatto. Il fuoco fatto, protezione della cappella dalla luce. Per cui non solo, adesso sposto pure questo. Sì, così prendi anche l'obolo. E me lo vado a mettere esattamente qua. Vabbè, io intanto te lo pago subito. L'obuletto, ok. Faccio il conto dei punti sì. che ho ottenuto, diciamo, in questo round. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti, 7 punti. Perché la cappella vale un punto. Esatto, 8 punti. Sì, sì, io ottengo una moneta per ogni luogo leggendario o artefatto che controllo. È vero, li controlli entrambi. Sono arrivato lì apposta, capito? Quindi sei a 8. Qui sono 8 punti, più un punto per sconfitto. Sono 9 punti. Giusto? Sì, corretto. Ok. E ho cercato di ottimizzare al meglio. Allora, questi quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5... Ah, facciamo un rischieramento. Cioè, vabbè, qui c'ho. Ma sì, dai, facciamo così. Allora, 5, quindi me ne servirebbero 3 e 3, 6. Non ha senso. Decadiamo. Fai decadere tutti sti. Sì, decadiamo. Al prossimo giro i tavoli ci salutano. Eh sì, per questi tavoli li mettiamo on the box. Visto che l'obiettivo rimane quello di fare il più ampio numero di punti vittoria, no, al prossimo giro no, no. Prendo la razza, non puoi averne più di 2. È nel momento stesso in cui decade una razza, automaticamente gli altri segnalini della razza in decadenza se ne vanno. Ok. Cioè della tua, della tua non ci costa più di una razza in decadenza, di ognuno di noi. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. I tauri ne ritornano. Sotto. Esatto. Grazie, vorrei 5 monetine dalla banca quando sarà possibile. Sì. Immediatamente. Grazie. Sarà servito. 5? Sì. Ecco qua, 5. Per cui. È l'ultimo round. È l'ultimo round, attenzione. Ci siamo. Per cui, nell'ultimo round, io, con sti effettini della notte, devo dire che ho fatto quello che potevo fare, l'ho fatto. Se decadi però... No, non decadi. No, 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 non c'ha senso di cadere. Io a sto punto vado alla conquista e tento di togliere ancora qualche punto a te, anche perché poi tu magari entrerai con roba da 10 o... Da 11. Da 11, insomma, per cui poi ti farai le tue conquiste, ma io tanto devo ottimizzare quest'ultimo turno con... Giustissimo. Con più punti possibile, per cui io mi vado a riprendere in mano i miei elfi. Lasciandone uno ovviamente in ogni regione, non è che ce ne ho tanti perché in realtà ce ne ho 4, per cui potrei fare al limite una conquista. In realtà mettendo potresti prendere, no, una montagna. Faccio così, allora vengo da te, busso, ti faccio ciao ciao e ce ne vogliono 3.
giusto? Sì. Dopodiché arrivo qua e mi ci vuole uno solo perché è boscoso. E stai così. Alla fine del turno metto un fuoco fatuo, vado a fare il rischieramento e chiaramente cercherò di rischierare ove possibile per cercare di mantenere il controllo degli oggetti. Prima quell'altro. No, perché io l'oggetto questo lo posso spostare in una regione e lo sposto qua. E ok. Che non prenderò una mazza però, da te, però diciamo che più o meno è abbastanza protetto. E vado a prendere esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in più 9, 10 per i due oggetti d'archeologo. Giusto. E 11 perché ho ucciso un nordaiolo. Ok, per cui 10. E 11 e io meglio non potevo fare sto giro. Bene, a questo punto sono dolori per me perché mo arriva di tutto. A questo punto prendo questi, visto che hanno tutte queste belle monete che ci fanno sempre il gran panda, io ma io l'avevo visti, ma non li, cioè non li avrei mai presi panda, cioè ma sono totalmente inutili, perché cioè anche quando giocavo a World of Warcraft con l'espansione dei panda non l'ho mai giocati, mi stanno proprio non è utile né l'abilità speciale in questo momento perché il difensore è l'ultimo round, no, tra l'altro quella è l'abilità, diciamo, è forse più utile giocando in 3-4 giocatori, in 2 c'ha poco senso. E poi non è utile nemmeno la loro caratteristica, perché in 2 non puoi fare battaglia con un giocatore in meno, è sempre coinvolto l'altro. Eh sì, vabbè, però comunque la cosa positiva è che io te devo sempre pagare, fondamentalmente, se te voglio attaccare. E no, soltanto con chi l'armonia, con chi non hai combattuto. E per questo... Ma il tuo turno, se lo fanno anche... tu la puoi giocare anche quando entri. Vabbè. Per cui tu la giochi contro il giocatore nel tuo turno e io poi quando devo venire a combattere te devo pagare. Abbiamo dei panda, 2, 4, capito? Perché 6, l'armonia 8. Funziona così. Ecco i nostri 10 panda. Armonia. E a questo punto cominciamo a metterli su. Oh, arrivano i panda. Arrivano i panda. Ma 4x4, no? Uno per l'ancora e uno per questo. Ciao. Ecco, e lo guardo. E vado, un punticino. Vabbè, tanto, allora, tanto tu non incassi più. Tanto non incasso più, no? Infatti, solo che qua non c'è modo perché c'è la montagna e sono soldini sprecati. Quello è mio. Toglierlo non ha senso. E quindi... Ok. Ciao. E poi... C'hanno qualche abilità particolare loro, no? No, poco e niente. Avevano le monete già disponibili. Ah, c'erano solo i punticini. E comunque non sono da buttare via. Okay. Allora, per entrare ne servono 2 più l'ancora, 3 più la montagna, 4. Io ne ho 3, proviamo con un lado. Yes. Eccoci. Eccolo, è il quarto arrivato. E è finita la nostra partita. Hai fatto la conquista, puoi volendo rinforzare, ma tanto è finita la partita. Piuttosto contiamo. Allora, 1 e 2 dalla razza dei canenza, 3 col panda, 4 con questo, 5, 6, 7 punti. E basta. E non hai altri bonus. No, niente, solo però. 7 monete. Te becchi queste 7 monetine e si conta. E andiamo al conteggio dei punti. Attenzione. Vediamo allora. Un po'. 1, 2. Vediamo. Rullo di tamburi. E sono 10. E nel conteggio dei punti c'è sempre... Punti. Per esempio con Claudia non valeva la pena perché tanto già sapevo l'avevi persa, per cui... no, siamo sul filo anche oggi, Allora, vediamo un po', sistemiamo quelli un pochino più grossi da quelli un pochino più piccoli. Io ho 112. E la Madonna! Allora, 112? Eh sì. Allora, vediamo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... 80, 90, 100, hai vinto. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 116 sul filo, 116 a 112. E anche oggi ieri per 5, oggi per 4. Ieri abbiamo fatto la partita di prova. Ti sto attaccato, attenzione, però. E la prossima non la vinciamo. Gran bella partita. Sì, bella. Allora, gioco equilibrato. Sì.
tattico, strategico, Fila bene divertente. comunque, scala bene anche facendo attenzione Scala alle regole. bene anche in due, perché poi so, alla fine qui c'è dietro un mestiere, insomma, gioco. Sono 10 anni che sta in commercio, Ah, quindi, sì, insomma. smollo. Però devo dire che questa versione World of Warcraft è veramente figa. È figa, è ambientata bene, E la beh, senti, la l'ambientazione senti si proprio, fece. bravo. È uno di quei giochi dove l'ambientazione si sente bene, insomma, comunque. Poi, perché hai vissuto il gioco, chiaramente, forse anche meglio, tu non sei un giocatore. La voglia me l'hai fatta venire, però, per cui... No, no, però vabbè, da ex, anzi io consiglio anche a tutti gli amici che giocano a World of Warcraft ancora, ce n'ho parecchi, ragazzi, prendetelo sto gioco perché è veramente figo, vi ci divertite Fighissimo. veramente tanto. Tanto non è il primo gioco ambientato nel mondo di World of Warcraft perché ne sono usciti anche altri proprio, per cui diciamo è un brand che funziona bene, insomma, la Blizzard ha il fatto suo, insomma, sempre il fatto suo. Per cui si sta alzando il vento, fra un po' viene giù anche il Speriamo di diluvio no. universale. Allora, niente, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con lo chef, grazie anche all'amico Gabriele Grazie a te. per questa partita e noi semplicemente ci rivediamo al prossimo unboxing, al prossimo tutorial o come sempre quando vi pare. Grazie dallo chef, alla prossima. Ciao ciao, grazie. Blah, 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 blah.